Buongiorno e benvenuti in un nuovo video qui su Casa e Dispensa. Oggi con voi, come avete letto dal titolo, voglio darvi 5 consigli su come prendersi cura delle nostre piante, diciamo di casa, renderle più sane e più belle. Io sono una super appassionata di piante, tutte le piante che ho di casa ormai ce le ho da veramente tantissimi anni e la nostra casa le rende decisamente più accoglienti, ma per avere una casa bella e accogliente non basta, secondo il mio punto di vista, avere dei bei mobili, ma fa sicuramente la differenza anche avere delle belle piante da vedere, quindi una bella pianta sana è anche sinonimo di accoglienza nella nostra casa ed è per questo che voglio darvi il primo consiglio. Per avere una bella pianta sana, in salute, bella da vedere, la prima cosa sicuramente da fare è quello di scegliere le piante in base al nostro tempo. Ovvero, se siamo delle persone che stanno fuori molte ore fuori casa, ovviamente non andremo a prendere delle piante dove necessitano tantissime cure. Quindi, se siete persone che per motivi di lavoro oppure hanno tantissimi impegni, figli, casa, insomma, conosco benissimo questa tipologia di vita. Quindi sicuramente quando arriviamo poi alla sera stanchi dopo una lunga giornata di lavoro, figli, impegni e tutto quello che sussegue, non abbiamo voglia di certo di andare a vedere come stanno le nostre piante. Quindi è molto importante scegliere una pianta che ci rispecchi, quindi se siamo persone che stanno fuori tante ore di casa andremo a prendere, non so, delle piante grasse oppure dei cactus, un pothos che va benissimo, oppure anche un'orchidea. Queste sono delle piante che richiedono davvero pochissimo tempo e pochissime attenzioni. Ricordiamoci di bagnarle una volta ogni 20-25 giorni e per il resto ce ne possiamo dimenticare. Quindi è molto molto importante scegliere le piante in base al nostro tempo. Adesso andiamo al consiglio numero 2. Ebbene sì, una doccia, grazie. È molto molto importante per le nostre piante avere le foglie in buona salute. Oltre alle radici, le radici sicuramente devono essere in buona salute, quindi è molto importante tenerli sempre sotto controllo, ma è anche importante che le nostre foglie delle nostre piante siano ben pulite. Quindi io vi consiglio, è sufficiente farlo 2-3 volte all'anno, quello di prendere tutte le nostre piante, metterle nella doccia, nella vasca e proprio con il getto dell'acqua ripulire le foglie da tutta la sporcizia che hanno accumulato sulle foglie. Soprattutto vi consiglio, se siete magari delle persone che fumano oppure le piante sono in un ambiente molto chiuso, che spesso non si aprono le finestre per vari motivi, oppure se vivete in città quindi c'è tanto smog, siete appunto delle persone che fumano o amate cucinare tanto cibi magari fritti, quindi che emanano dei cattivi odori, la pianta sappiamo che vanno ad assorbire tutte queste cose e quindi le foglie si sporcano. Quindi io vi consiglio, se siete dei fumatori, cucinate tanto, di fare anche questa cosa 4, 5, anche magari anche 6 volte all'anno. Se invece non siete dei fumatori, vivete magari anche nei posti un po' più lontani dalla città, è sufficiente farlo 3, 2, 3 volte all'anno, quello di raggruppare tutte le vostre piante, metterle nella doccia e proprio lavarle come quando facciamo noi la doccia. Quindi vi consiglio, anche se magari avete qualche pianta che non è in buona salute, il sapone di Marsiglia, coprite bene la base,
una bella spruzzata sulle foglie e subito dopo andate a risciacquare la vostra pianta. Quindi le foglie devono essere prive di polvere, quindi mi raccomando, ogni tanto facciamo una doccia alle nostre piante. Ma adesso andiamo al consiglio numero 3. Il consiglio numero 3 è quello di curare le nostre piante. Ovvero, quando noi siamo malati, la prima cosa che andiamo a fare è quello di prendere la medicina in base al nostro stato di malattia, ok? Stessa cosa va fatto per le nostre amatissime piante di casa. Una pianta che non è in salute si riconosce subito perché ha delle foglie magari un po' più deboli, che hanno perso magari il proprio colore, sono più gialle, tendenti al marrone, che cadono facilmente, oppure possono avere quei fastidiosi insetti, moscerini che girano intorno alle piante, e quindi tutto questo fa sì che le nostre piante si ammalano. Non solo sulle foglie, ma dobbiamo prestare attenzione anche alle radici. Le radici sono la prima fonte su cui guardare in che stato sono le nostre piante. Se una radice è molto umida, quindi tendente al marcio, vuol dire che la stiamo bagnando troppo. Se le radici sono molto secche, quindi tendono a spezzarsi, vuol dire che quella pianta necessita decisamente di acqua. Quindi sicuramente la base è la radice, quindi dobbiamo tenerla sotto controllo. Come ho detto prima, è sufficiente quando facciamo il cambio del terreno in primavera o magari prima che le nostre piante vanno in letargo, quindi o in primavera o subito dopo l'estate, quindi poi c'è tutto l'autunno, tutto l'inverno, tutta la primavera, quando andiamo a cambiare il terriccio controlliamo sempre lo stato delle radici delle nostre piante e controlliamo anche come stanno le foglie, se sono gialle, se hanno degli insettini. In commercio ovviamente troverete tantissimi prodotti sia un po' più chimici che più naturali su come prendere cura delle nostre piante. Poi fatemi sapere qua sotto tramite commento se volete che approfondiamo questo tipo di argomento, come curare una pianta malata. Fatemi sapere qua sotto tramite commento. Quindi è molto importante prendersi cura delle nostre piante, sia se sono in salute, sia se vediamo che si stanno per ammalare. Mi raccomando. Consiglio numero 4, ovvero segui le stagioni. È molto importante saper seguire le stagioni per le nostre piante, ovvero primavera, estate, autunno, inverno. Le nostre piante seguono a 360 gradi la stagione, quindi in primavera e in estate daremo determinate attenzioni, quindi decisamente le temperature saranno un po' più alte, quindi ci sarà da fare il cambio di terreno, controllare lo stato delle radici, controllare lo stato delle foglie, dare una buona alimentazione alla nostra pianta, perché durante l'autunno e l'inverno il terreno è andato a perdere determinati minerali preziosi che servono alle nostre piante, mentre in autunno e in inverno la pianta tende a dare in sorta di letargo, ovvero va a riposare, quindi perde le foglie, diventa un po' più lenta, necessita sempre meno di acqua, possiamo lasciarla magari un po' più a contatto con la finestra perché il sole è decisamente meno caldo, quindi la pianta ha bisogno di più luce rispetto all'estate. In estate tendiamo a tenerla più spostata dalla finestra perché il caldo è decisamente maggiore e quindi la nostra pianta ne risente, insomma. Quindi impariamo a seguire le stagioni e quindi anche le nostre piante saranno più, diciamo, contente se noi impariamo a seguire bene le stagioni. Ogni stagione richiede, ovvero la pianta per ogni stagione richiede le giuste attenzioni. Passiamo adesso al consiglio numero 5. Consiglio e ultimo consiglio è quello: dentro
o fuori. Ovvero, io spesso vedo le mie amiche che, come arriva l'estate, la primavera, l'estate, prendono tutte le piante d'appartamento e le mettono o sul balcone o sulla terrazza, insomma le mettono fuori. Che va bene, non dico che non va bene, però ricordiamoci che sono piante d'appartamento per un motivo, si sono abituate molto a stare nella nostra casa, quindi quando poi le mettiamo fuori c'è sempre il rischio di che la pianta non si adatta perfettamente al mondo esterno, ok? Quindi perché ci possono essere più sbalzi di temperatura, non c'è lo stesso tipo di temperatura che magari tenevamo in casa, può esserci all'improvviso una corrente d'aria che magari la nostra pianta non era abituata, può esserci un aumento, un abbasso improvviso di temperatura e quindi le nostre piante a lungo andare poi ne risentono. Quindi è molto molto importante fare attenzione a questa cosa. Viceversa, se la pianta è stata abituata a stare fuori, non portiamola in casa, nel senso, se la nostra pianta è abituata al clima, si è abituata al tipo di clima, è abituata alla neve, al vento, alla grandine per intenderci, non portiamola in casa, non continuiamo a fare dentro fuori, perché a lungo andare la pianta va a finire che si ammala, perché non riesce ad abituarsi al clima che c'è in casa e al clima che c'è fuori, quindi c'è sempre questo sbalzo di temperatura che alle nostre piante non fa decisamente bene. Io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi finisce qui, fatemi sapere se volete ovviamente qualcosa di più specifico, di più approfondito, si può dire? Sì, spero. Quindi fatemi sapere qua sotto tramite commento se volete altri video di questo genere e fatemi sapere se voi siete dei pollici verdi oppure dei pollici neri. Fatemi sapere se voi siete degli appassionati di piante e come vi prendete cura delle vostre piante domestiche. Io per questo video è tutto, vi mando un grandissimo bacio, grazie se siete arrivati fino a questo punto, mettete un bel pollice in su così capisco se questa tipologia di video vi è piaciuto, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video qui su Casa e Dispensa. Ciao!